Trovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Partiamo anche oggi dall'emergenza sanitaria. Questa mattina è partita la corsa degli over 80 alle vaccinazioni anti-Covid. La Regione Lombardia ha comunicato che sono state poco più di 12.000 le prenotazioni effettuate nelle prime 2 ore del servizio, nonostante i non pochi disagi causati dal rallentamento nella generazione da parte del gestore telefonico dell'SMS necessario alla validazione del numero di cellulare dell'utente. In molti casi poi l'attesa si è conclusa con la perdita della linea e quindi con la necessità di richiamare. Sul fronte dei contagi, intanto, nel bollettino di giornata diffuso dalla Regione Lombardia, assistiamo a un calo generalizzato dei nuovi positivi, ma si tratta di un falso segnale positivo. I 945 contagi odierni, rispetto ai 1987 di ieri, a fronte di un numero di tamponi più che dimezzato, 14.260 contro 30.289, confermano un indice di positività che non accenna a rallentare, attestandosi oggi sul 6,6%. Buone notizie per i pazienti guariti, che sono 2.897 e contribuiscono anche a un calo degli attuali positivi dopo 3 giorni di aumento. Oggi sono 48.630, meno 1.987. 35 i decessi, lieve aumento nei pazienti ricoverati, più 2 nelle terapie intensive e più 10 negli altri reparti. Pochi naturalmente i casi delle 12 province lombarde, ma destinati quasi certamente a un balzo in avanti nei prossimi giorni con il fisiologico aumento dei tamponi dopo il weekend. A parte Milano, 303, e Brescia, soprattutto Brescia, 359, tutte le province lombarde sono ampiamente sotto quota 100, con il record di Sondrio che registra un solo nuovo positivo. Varese è sesta con 22. A 3 settimane dalle dimissioni del sindaco di Cislago Gianluigi Cartabia, il prefetto di Varese Dario Caputo ha nominato il viceprefetto aggiunto Federica Crupi commissario prefettizio del comune. Nella lettera di dimissioni del 22 gennaio scorso, Cartabia aveva registrato l'impossibilità di arrivare a una sintesi politica con la sua maggioranza, nella quale, nei mesi scorsi, si erano susseguite le dimissioni di assessori e consiglieri, rendendo impossibile governare il paese nell'ultimo periodo del mandato elettorale ormai in scadenza. Andiamo ora a San Vito Rolona. Ha commosso tutta Italia la vicenda di Daniela Molinari, l'infermiera di 47 anni che è gravemente malata, si è rivolta alla stampa lanciando un appello alla madre biologica. La donna, che fu abbandonata in un orfanotrofio comasco poco dopo la nascita e adottata da una famiglia milanese, per sottoporsi a una terapia sperimentale basata sulla mappatura genetica, ha bisogno di un prelievo di sangue da parte di almeno uno dei genitori biologici. Non le chiedo di sapere chi è, né di conoscerla se non lo desidera, chiedo solo che accetti di sottoporsi a un prelievo che potrebbe salvarmi la vita, ha detto Daniela, che vive nel Legnanese ed è a sua volta madre di una ragazza di 23 anni e di un bimbo di 9. Andiamo ora a Varese per occuparci di cronaca. Anche nel capoluogo è tornato l'allarme furti in abitazione, con numerose segnalazioni di intrusioni dei ladri, in particolare nei quartieri di Casbeno e di Masnago. Ieri intanto il personale della squadra volante ha fermato e denunciato un cittadino serbo di 49 anni che nella zona di Viale Valganna aveva insospettito gli agenti percorrendo a bassa velocità le strade. La sensazione che l'uomo residente altrove stesse cercando un'abitazione da ripulire è stata confermata dal controllo dell'auto sulla quale viaggiava. Il serbo aveva con sé diversi arnesi da scasso, chiavi alterate, passepartout e grimaldelli, che molto probabilmente avrebbe utilizzato per commettere furti in abitazione. Non sapendo come spiegare la presenza di quegli arnesi, l'uomo ha rimediato una denuncia a piede libero per porto di oggetti da scasso. Restiamo a Varese, con la denuncia di un cittadino sulla presenza di barriere architettoniche che rendono molto problematica la circolazione ai disabili in carrozzina. Vediamo il servizio di Pasquale Martinoli con le immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Siamo in via Maspero, nel comparto stazioni, qua c'è il mercato di Piazzale Kennedy e ci sono le segnalazioni per le difficoltà che hanno i disabili con carrozzine a potersi spostare sui marciapiedi perché sono tutti inaccessibili, è così. Sì, è così, perché io ad esempio adesso se dovrei girarmi e andare in Piazza Mercato non ho nessuno scivolo per poter scendere da questo marciapiede, oppure arrivando dalle stazioni sono costretto a passare in mezzo alla strada sotto il ponte, perché qua c'è lo scivolo e dietro di là non c'è niente per salire. E questo è un po' tutta Varese. Ecco, ma in particolare in questo comparto riguarda anche tutti, diceva, i marciapiedi hanno una difficoltà di accesso in questo comparto delle stazioni. E
E poi veniva sottolineato anche la difficoltà di accesso dal fondo di Piazzale Kennedy, dove da via Baisizza io sono costretto a fare il giro di via Cimone e scendere giù per arrivare in Piazza Mercato. Quando c'è un passaggio pedonale sui marciapiedi, di là non c'è nessuno scivolo e di qua non oso neanche entrare, perché se non posso salire di là non posso, so che non posso scendere. È una problematica che viene evidenziata anche dalla Lega col segretario cittadino Cristiano Angioi Viglio. Il tema sarà dedicato ampio spazio sulla prealpina di domani, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento a domani alle ore 13 e vi auguriamo una buona serata.